Bon. Allora, oggi parliamo di programmazione. Avevamo parlato di linguaggi l'altra volta e avevamo visto che i linguaggi si dividevano sostanzialmente in compilatori ed interpreti. Quello che oggi vorrei vedere, beh, intanto c'era stato in chiusura c'era stata una domanda da parte di Giulio Romano, che oggi non c'è, riguardo agli ibridi che esistono oggi, cioè alle virtual machine cosiddette, ai motori, ai linguaggi che sono mezzi compilati e mezzi interpretati. Come avevo detto, il campione di questi linguaggi è Java. Qual è il problema? Allora, c'è un problema nascosto e un problema reale che Java affronta. Java è nato al nascere, diciamo, contemporaneamente con la diffusione commerciale di internet. E uno dei problemi che era come fare a fare sì che io potessi, diciamo, per esempio, poi il problema è stato risolto in tutto un altro modo, però mettetevi un attimo nella logica dell'epoca. Come potevo fare io a passarti un programma già compilato a te, che stai da un'altra parte del mondo, su un'altra piattaforma, con un'altra macchina? Come si poteva fare una cosa del genere in assenza di linguaggi interpreti? Perché poi i linguaggi interpreti non è in assenza, c'erano già ma non venivano usati. Allora, come si fa per fare una cosa del genere? Si fa così, si fa che il compilatore del linguaggio, quello che abbiamo visto, il programma che interpreta il testo e lo trasforma in linguaggio macchina, non lo trasformava in linguaggio macchina, ma lo trasformava in un linguaggio intermedio che si chiama bytecode. Cioè, nel bytecode sostanzialmente è un linguaggio macchina universalizzato, cioè è un linguaggio macchina astratto, no? Poi ci vuole un altro, e questa volta è un interprete, che prende questo bytecode e lo converte nel linguaggio macchina della macchina che esegue il programma. Quindi capite come funziona la cosa? C'è un doppio passaggio. Io compilo il mio programma e lo compilo in bytecode. Tu che stai da un'altra parte del mondo, ti passo il bytecode del programma, ok? Tu che stai da un'altra parte del mondo sei in grado di eseguire, se su un'altra macchina, su un altro universo, sei in grado di eseguire quel programma perché hai la virtual machine di quel linguaggio lì, cioè quella che è in grado di interpretare il bytecode e renderlo eseguibile. Capite come funziona la baracca? No? Java c'aveva il JVM, la Java Virtual Machine, che è l'interprete Java, ma è l'interprete di bytecode. Dov'è il vantaggio? Dove doveva essere il vantaggio? Perché poi il bello è che tutto questo non è successo, è successo solo parzialmente. All'inizio era un disastro, perché questa cosa che doveva essere ovviamente più efficiente di un linguaggio interpretato, forse meno efficiente di un linguaggio compilato, ma più efficiente di un linguaggio interpretato, stranamente, ma non tanto, era meno efficiente. Cioè, eseguire dei programmi in Java era un macello, perché far partire la Java Virtual Machine aveva un costo, diciamo, computazionale veramente molto rilevante rispetto a,
Per esempio, a far girare un linguaggio interprete pure semplice come Python o come Ruby e così via. Nel frattempo, però, diciamo che questa cosa ha preso piede, bisogna anche dire, Java è una sorta di, diciamo, C++, un po'. Con caratteristiche diverse dal C++. C++ è un linguaggio compilato, quindi uno scrive un codice in C++, poi lo deve compilare, dopodiché al linguaggio macchina. Il linguaggio macchina è su per giù, il linguaggio macchina risultante da C++ è su per giù efficiente tanto quanto C. Il C tenete conto che è il fulmine di tutti i linguaggi, perché è un linguaggio che è molto molto vicino alla macchina, è molto facile da compilare in maniera estremamente efficace molto facile, no, è complicato, ma insomma è relativamente semplice da ottimizzare per qualsiasi architettura, tant'è vero che il C è il linguaggio passepartout di qualsiasi architettura, che siano gli interruttori di casa, la fotocopiatrice o sistemi di guida aerea o spaziale, sono tutti scritti in C perché sono estremamente efficaci nella compilazione. C++ è leggermente meno efficace, però comunque è sempre a quel livello là. Dopodiché ci dovrebbero essere in mezzo i linguaggi ibridi, cioè tipo Java, poi dopo Java è nato Jython. Jython, per esempio, è Python come linguaggio, che però non viene interpretato da Python, ma produce bytecode Java, cioè il bytecode prodotto da Jython viene interpretato dalla Java Virtual Machine. C'è JRuby che fa la stessa cosa, e così via. In più, Python di recente, insomma, ormai una decina d'anni fa, ha cominciato a cambiare il modo in cui viene interpretato, e viene interpretato, voi non ve ne accorgete perché il comando è sempre uguale, ma viene interpretato in due parti, cioè c'è l'interprete Python, che però produce anche bytecode Python, che viene interpretato da una virtual machine, e qua si scopre il perché queste cose vengono fatte in questo modo. La verità è che Java e tutto il resto sono stati fatti per, diciamo, utilizzare la facilità di un linguaggio interprete. Non è questo il caso di Java, perché Java è un linguaggio semmai più complicato da scrivere di C++ o di C, ma nascondere il codice sorgente. Una delle necessità del mercato del software è quella di nascondere il codice sorgente. Se voi aveste il codice sorgente di Windows, staremmo tutti molto meglio, perché ve lo sareste modificato per fare le cose che volete fare voi, e fine. Un po' come succede per Linux, per esempio. Linux serve un Linux a bassa latenza che funzioni in real time, eccetera, eccetera. Beh, uno, se lo sa fare, se lo vuol fare, si prende il codice e lo fa. Di fatto esiste. Poi esistono dei derivati di questo. Esiste RTOS, per esempio, che è sostanzialmente Linux ottimizzato per il tempo reale, a bassa latenza e così via. Tutto questo non si può fare se voi non avete il codice sorgente. Quando si parla di open source, di sorgenti aperte, appunto, sono sorgenti dei quali è disponibile il codice sorgente.
Linux open source deriva, cioè di come conseguenza c'è anche il fatto che ha tante versioni differenti e quindi io posso anche già operare e lavorare su una versione più adatta a quelli che sono i miei scopi, mentre Windows No, 10 è certo. Beh, no, voglio diverso. dire, il problema è che Linux, ok, prima cosa, non è open source, è software libero. La differenza tra open source e software libero è che è software che è licenziato in maniera da poter essere riutilizzato. Il software open source non è scontato che sia libero, tant'è vero che per esempio moltissime applicazioni Android vengono passate come open source solo perché hanno le sorgenti, ma poi non le puoi utilizzare perché la licenza non ti permette di utilizzarle. Quindi è bene chiarire le cose. Nel caso particolare di Linux è software libero. Sì, non è un prodotto di mercato. O comunque non è direttamente un prodotto di mercato, lo diventa nel momento in cui, per esempio, l'azienda che usa Linux come sistema, come piattaforma operativa, lo può usare e vendere servizi sopra questo sistema, no? Senza vendere direttamente il sistema, mentre invece Ok. nel caso di Windows è più complicato. Diciamo, l'adattamento di Windows a specifiche viene anche fatto quello, non è che non viene fatto, ma viene fatto solo tra aziende, non può essere mai fatto tra privati, per esempio. Perché? Perché io non ho la forza di concludere un accordo con Windows, no? Con Microsoft per poter adattare Windows a una particolare. Ma diciamo che questo è uno dei principali motori di successo di Linux in ambiti che non sono direttamente legati né ai server né al computazionale, ma legati agli embed. Per esempio, pensate adesso tutti i sistemi IoT, cioè Internet of Things, tutti gli interruttori, le tapparelle, le luci, i relè, le cose che si usano per la casa con protocollo Zigbee, eccetera, eccetera. Quella è tutta roba che gira su Linux. Tutti i frignetti che stanno in Raspberry, casa. quindi. Dico, Come dici? quindi è molto probabile che dentro sta roba in casa ci siano dei Raspberry o è No, tutto ma me quindi. molto meno di un Raspberry. Un Raspberry c'ha un sacco di roba, c'ha la presa HDMI, c'ha il Bluetooth, c'ha il Wi-Fi, c'è questo, c'è quell'altro. Molto spesso, appunto, c'hanno solo quello che serve. E d'altra parte, adesso io non lo so, io per esempio mi sono comprato alla Lidl una centralina Zigbee Silvercrest favolosa. Sono andato a vedere, dentro c'è Linux, cioè ci si può entrare con SSH e cominciare a smanettare Ma sulla dico, però faccenda. il microcontrollore e il microprocessore che utilizzano solitamente per fare questa roba Ma sono sviluppati sono, dall'azienda, sono no, ripresi. sono ARM, sono quelli che si usano nei telefoni, ma sono roba strapotente per quello che servono, eh. Cioè, sono dei processori RISC, cioè super, super, super potenti, sottoutilizzati, ma tanto quelli costano uguale, sia che siano potenti, sia che siano. E in linea generale sono roba molto. Ma non lo so, per esempio. Mi ricordo che a un certo punto l'HHB, che era una casa di audio inglese, adesso non so se esiste ancora, aveva prodotto un registratore
su hard disk, diciamo, registrato su memoria, un po' una specie di zoom ante litteram, ma non ci giurerei, per esempio, che su zoom non ci sia sopra un Linux. Cioè, non, su HKB io ci sono entrato dentro proprio tranquillo via SSH. Su tutte queste robe qua, se per esempio hanno una connessione in rete e voi siete in grado di vederli dalla rete di casa vostra, provate la porta SSH perché è capace che vi risponde. Cioè, vi risponde su. Sì, ma quando lei diceva che tutto in casa è in computer, diceva sul serio, cioè effettivamente oggi come oggi, Ma se uno apre assolutamente, la ma rete. il router mio, il router Sercom francese che vende Wind come Home and Life, quello che è, ma quello sono sicuro che se c'entro, se riesco a entrare, entro via SSH ed è un Linux sicuro, sicuro, cioè non c'è. Perché non, veramente non conviene usare altro, cioè, c'è tutto quello che serve, no? Quindi è anche, cioè, diciamo che il software libero, una delle cose importanti è che ha anche elaborato un nuovo sistema di mercato, cioè non è un mercato basato sul... è una forma di mercato basata sulla standardizzazione, cioè, per esempio, adesso, per tornare al problema dei linguaggi, se io uso un interprete, se io per esempio scrivo un programma in Python, o ancora meglio, se lo scrivo in Ruby, perché Python appunto ha la possibilità di nascondere le sorgenti, ma se io lo scrivo in Ruby, non ho la possibilità di nascondere le sorgenti, nel senso che Ruby è un linguaggio interprete che viene interpretato, punto. Quindi tu devi avere un... Io te lo posso passare così com'è a te che stai su un'altra macchina, su un'altra, e la cosa funzionerà se tu hai un interprete Ruby. Fine della questione, no? Se io per esempio lo scrivessi in C, allora io ti dovrei, non ti potrei passare l'eseguibile, perché il mio eseguibile, compilato per la mia macchina, non gira sulla tua macchina, ok? Allora tu ti dovrai passare le sorgenti, ma non te le passo perché io te le vendo, ti vendo il programma, no? Quindi se voi avete, che ne so, Ableton Live, avete le sorgenti di Ableton Live? No, perché le sorgenti se le tiene Ableton Live nella cassaforte perché è il loro asset, cioè è la cosa che vendono. Vendono il programma compilato, però come mai Ableton Live, mo non lo so su quali macchine gira, sui Mac? Probabilmente sì, o non lo so, gira su Windows, però sono tutte compilazioni diverse, voi dovete avere la versione per Mac, però del sistema operativo, perché se no bisogna ricompilarla su un altro sistema operativo, eccetera, eccetera, perché è scritto in un linguaggio compilato, no? Molto probabilmente anche per motivi di efficienza, ma anche perché così è possibile nascondere le sorgenti. Ok? Altrimenti ogni anno non te lo potrebbero vendere uguale con due cose in più. No, coi colori cambiati, cioè basta cambiare i colori. Esatto. Sì. Reaper invece non so se a questo punto ho il dubbio se No, è aperto. Reaper no, mi sembra che No. Reaper è gratis, cioè Sì, è quello che si gratis. chiama freemium, ma non è... Per usarlo in commercial use, Reaper devi pagarlo però. È gratis finché non va in commercial. Poi... vuol Sì, non dire so. andare in Cioè, finché commercial, non ci tornare? fai dei soldi, è gratis. Poi quando inizi a farci dei soldi, devi... E come si fa a dire che ci fai dei soldi o non La ci fai dei fiducia. soldi? Loro hanno sulla Ah, fiducia. Ogni volta sulla ti ricordano fiducia. che... Ti ricordano ogni accensione che devi pagare 70 euro in teoria. Che figata, Insomma, un po' come WinRAR, diciamo. che meraviglia. Queste cose mi fanno...
mi mettono allegria e mi fanno avere fiducia nel genere umano. Fino a quando siamo così deficienti andiamo benissimo, siamo a posto. Bene, andiamo un po' avanti. Allora, avete capito la differenza tra linguaggi compilati, linguaggi interpretati e linguaggi ibridi, cioè che sono a metà compilati e a metà interpretati. Esistono poi altre, diciamo, deformazioni, che sono i domain specific languages, cioè sono dei linguaggi che sono specifici di un certo dominio. Noi, per esempio, abbiamo visto qualche tempo fa il make, no? Il comando make che usa i makefile. Allora, i makefile sono scritti in un certo linguaggio, che è il linguaggio di make, no? Che è una sorta di mini linguaggio. Fa una cosa specifica, no? È molto specifico per fare certe cose, cioè per eseguire delle operazioni seguendo una certa conseguenzialità. Prima di fare questo bisogna fare questo, e prima di fare questo bisogna fare questo. Allora fai prima questo, poi questo, poi questo, poi questo, no? E Makefile è un linguaggio che è costruito per fare questo tipo di operazione, ed è molto comodo quando appunto bisogna fare, che ne so, come stiamo facendo con Francesco e con altri. Se tu prima di fare una certa cosa, prima di fare di compilare il C-Sound, hai bisogno di creare la partitura, e prima di creare la partitura la devi creare solo se sono cambiati alcuni file. Ecco, questa è una cosa che puoi specificare in Un po' Makefile. come YAML e gli array associativi. Beh, YAML in un certo senso è un domain specific language, ok? Ruby, per esempio, ha la capacità di, siccome ha certi costrutti, cioè ha le closure, ha una serie di capacità in più degli altri linguaggi, con Ruby è possibile creare dei domain specific language, cioè delle cose che sono sostanzialmente Ruby, ma che in realtà sono dei sottolinguaggi. Per esempio, Spec, che è un linguaggio per scrivere i test, che è successo? Ora ci stanno due Franceschi. Cioè, va bene. Magia, magico. Va bene. Comunque volevo chiedere, Sì. ma No, Java e JavaScript sono la stessa cosa? Java e JavaScript sono due cose completamentissimamente diverse. Allora, hai fatto bene a chiedermelo, però, perché JavaScript è un linguaggio interpretato, non ha niente a che vedere con Java, eh. In realtà si doveva chiamare ECMAScript. Ma siccome ECMAScript non suonava bene, l'hanno chiamato JavaScript, e così seminando il panico perché tra tutti i programmatori. JavaScript è un programma interpretato, e l'interprete JavaScript è un interprete che gira all'interno di quasi tutti i browser. Ok? Cioè, i browser hanno il loro interprete HTML. Guarda caso, l'HTML è un linguaggio, ok, interpretato. Quindi un browser sostanzialmente è un interprete HTML con annesso un interprete JavaScript. Perché ci stanno questi due interpreti? Perché l'HTML è statico, cioè è un linguaggio di pura e sola rappresentazione grafica. Mentre JavaScript è un linguaggio a tutti gli effetti dinamico, anche se è un linguaggio orribile, è comunque un linguaggio che è in grado di fare, per esempio, se uno deve avere la classica cosa, se uno deve avere, se vuoi fare una pagina,
in cui compare l'ora di adesso, come fai a farla? In HTML non la potresti fare perché se la mia pagina la guarda qualcuno che sta a Pechino, l'ora sua non sarà l'ora mia. Allora, se tu vuoi far vedere l'ora locale, bisogna che ci sia qualcosa dentro l'interprete, dentro il browser, che ti indichi qual è l'ora localmente, no? E da quello è quello, per esempio, un pezzettino di codice JavaScript. Vabbè, JavaScript ha un sacco di dettagli no, non irrilevanti, perché il problema è che voi capite bene che da costruire programmi che girano sul tuo browser a costruire virus, il passo è brevissimo, cioè, anzi quasi nullo, ed è per questo che JavaScript, per esempio, ti chiede permesso, dice: ma posso usare la telecamera? Perché quando fate partire Jitsi la prima volta, no? Chiede permesso: posso usare il microfono? Posso usare la telecamera? Perché tutto l'utilizzo come si dice? Di risorse delle macchine sulle quali atterra il programma è assolutamente critico. Mettete, per esempio, con JavaScript voi non potete mai scrivere dentro un file, per esempio, no? Perché state scrivendo dentro un file di una macchina che non è vostra. Non so se mi spiego. Quindi ci sono tutta una serie di considerazioni da fare quando si fanno cose di questo tipo. Ok. Bene. Io adesso vorrei, diciamo, se non ci sono domande a questo livello, vorrei passare a entrare nel vivo dell'argomento programmazione. Ci sono domande? Tipo questa che ha appena fatto Francesco, che mi sembra un chiarimento importante. Maestro, può spiegare al volo la differenza tra linguaggio interpretato e non interpretato? Sì, l'ho spiegata l'altra volta, però la ridico rapidamente. I linguaggi compilati, aspetta che forse riusciamo a fammi vedere se c'ho qualcosa che posso far vedere dell'altra volta. 3 23 compilatori. Sì. Aspetta. Oppure forse era 16. No. 23. Fammi vedere se questo è quello che senza che rifaccio tutto il disegno. Ok. Allora, sostanzialmente è questo. Adesso condivido lo schermo. Allora, l'idea di scrivere un programma è l'idea di mettere in fila le istruzioni del codice macchina, no? Per la CPU. Cioè, queste sono tutte istruzioni per la CPU che stanno in memoria, e la CPU scorre queste istruzioni, poi salta, va su e giù, eccetera, eccetera. Però, insomma, sostanzialmente un programma è questo, no? Allora, il problema è che si è cominciato scrivendo a manina questa roba qua, e quindi
questo processo era estremamente lungo, complicato e pieno di possibili errori, no? È da questo che sono nati i linguaggi di programmazione, cioè la possibilità di scrivere delle cose in un testo che poi venisse convertito in istruzioni per la macchina. Allora, a questo livello le cose si sono divise in due ambiti. All'inizio sostanzialmente sono nati i linguaggi compilati, cioè viene fatto un testo, poi c'è un programma che è il compilatore. Scusa un attimo, voglio vedere se... ecco, perché mi hanno detto che si vede male, invece se forse se lo metto così si vede bene. No, pardon, sorry, non è questo, è questo. Lo passo a un programma che è un compilatore. Il compilatore che cosa fa? Analizza grammaticalmente e lessicamente quello che io ho scritto e lo converte in una sequenza di istruzioni per la macchina che si chiama eseguibile. Ok? Una sequenza che può essere eseguita dalla macchina. Questa cosa qua sono due file diversi. Uno è il file sorgente, appunto, la source famosa del codice, e l'altro è il file eseguibile. Ok? Sono due file diversi. Nel caso degli interpreti, gli interpreti leggono il codice macchina e lo interpretano direttamente. Ok? Quindi lo trasformano istantaneamente in codice macchina. Quindi io non esco mai dalla sorgente, ho la sorgente e l'interprete. Con l'interprete lui lo converte immediatamente in codice macchina e lo esegue. Tant'è vero che io, diciamo, con un interprete, io posso anche scrivere al volo del codice e farlo interpretare al volo e poi perdo quello che ho scritto. Posso anche naturalmente metterlo in un file e l'interprete legge il file. Hai capito, Alessandro? Scusa che non vedo. Sì, assolutamente. Allora, i linguaggi si dividono, per esempio, i linguaggi compilati sono Pascal, C, C++, Go, Haskell, eccetera. E i linguaggi interpretati sono, beh, qua non ci ho messo il Basic, ma c'era il Basic, Awk, Perl, Python, Ruby e così via. Ok? La differenza che ho fatto avevo fatto anche. Ve l'avevo fatto vedere proprio, ve lo faccio rivedere molto rapidamente perché avevo creato un piccolo programma che tra l'altro non funzionava per una stupidaggine, ma adesso funziona. Adesso condivido questo. So se si vede. Avevo fatto lo stesso programma, l'avevo scritto in Python e l'avevo scritto in C. Allora, C è compilato, il Python è interpretato. Allora, se guardate il programma scritto in C, è un programma che genera numeri random all'infinito. Questo è quello scritto in C e questo è scritto in Python. Ok? Stesso programma, fa la stessa cosa. La fa in una maniera un po' diversa perché rand in C genera un numero che è tra meno 2 alla 31 e più 2 alla 31, mentre invece questo genera un numero tra 0 e 1. Ma sostanzialmente se io dividessi questo numero per 2 alla 31 otterrei lo stesso risultato. Ok? Non l'ho fatto per farvi vedere.
Comunque, questa è la sorgente Python e questa è la sorgente C, ok? Ora, se io compilo, allora, il C non funziona da solo. Per farlo, il Python funziona da solo, basta che lo chiamo con l'interprete Python e funziona. Ecco, questo genera numeri random all'infinito. Per fermarlo, lo devo fermare così. Lui non ha, no, vedete che non ha generato nulla nella mia cartella. Non c'è null'altro che sempre il programma. Per farlo, per farlo girare ancora, devo solo richiamare l'interprete e farlo rigirare. Punto. Non genera altre cose. Il programma in C, per farlo girare, lo devo compilare e compilandolo mi crea un altro file. Per esempio, lo posso compilare così, lo sto compilando, c'è scritto tutto sulla lezione del 23. Questo comando compila il file. Adesso la mia macchina è molto impegnata a fare non so cosa, per cui ci sta mettendo una vita, però in realtà. E vedete che adesso ci sono due file, c'è random.c che è il sorgente e poi c'è random che è l'eseguibile. Io non chiamo più random.c, lo posso buttare via. A voi posso darvi anche solo random, che quindi è un programma che è solo eseguibile. Se io guardo che cosa c'è dentro il programma. Se io guardo che cosa c'è, ci sta un sacco di porcherie, perché è eseguibile. Adesso qua vedete delle stringhe, ma solo perché è compilato così. Ma in realtà questo è tutto codice macchina. Ok? Ma in che senso il codice macchina? Cioè, c'entra qualcosa con l'assembly? No, perché No, l'assembly no, è... è dopo l'assembly. Se volete vi faccio vedere l'assembly generato dal compilatore C. Questo si fa così. Ok, perché io non ho visto proprio niente di assembly, non so assolutamente niente, cioè Beh, conosco solo a livello teorico, so che è la cosa più bassa che si può fare. aspetta, Basso livello. ecco. Allora, l'assembler creato da questo. Allora, questa è la mia sorgente. Io posso vedere lo step intermedio del compilatore che genera il codice assembler. Allora, questo qua, aspetta, no, perché non è questo quello che volevo fare. Oddio, come si fa con la S? Vediamo. Sì, ecco, questo è il codice assembler, ok? Allora, tutte queste sono istruzioni macchina, vedete push Q, vabbè, questi col punto sono dei comandi per l'assembler, perché l'assembler stesso è un interprete, no? La chiamata call non è call, è un numero, no? Quindi l'assembler che cosa fa? Prende questo e lo trasforma in un numero. Ok? Questi Ok, perché com. sono la macchina leggendo solo i numeri, quindi di conseguenza c'è le istruzioni numeriche che fanno funzionare, cioè sotto questo codice alla fine ci sta solamente il numero che fa funzionare la macchina, bene? Esattamente. E vedete che per esempio qua c'è un jump, no? Jump a L2. L2 è questo label qua. Vedete che è punto L2, perché questi sono tutti. Diciamo istruzioni dell'assembler. Nel momento in cui l'assembler va a creare proprio il codice macchina, L2 diventa un indirizzo. Il problema è che questo indirizzo non si sa quant'è fino a quando non diventa assembler, capito? Per cui lui lo chiama in una maniera simbolica. Capite? Sì. E tutti questi comandi col punto sono comandi che non c'entrano una mazza, diciamo, col codice macchina. Però il codice macchina è proprio questo. Call e poi
lui qua fa una chiamata, per esempio, a una cosa che sta nella libreria, che non è adesso direttamente in questo codice, e anche questo sta in una libreria RAND, ok? RAND è del codice C che sta in un'altra libreria, quindi dovrà essere linkato in una fase successiva col codice. Tutte queste cose qua invece sono istruzioni macchina, e vedete che, per esempio, MOVL per 100 EAX, questi sono registri interni della CPU, che uno si chiama EAX e l'altro si chiama ESI, no? E lui sposta le cose da una parte all'altra. Ora, tipicamente, leggendo un codice così non si capisce niente. Vabbè, qua riusciamo a capire che c'è un loop, no? E che c'è un printf. E varie cose, ma per il resto non si capisce una mazza, no? Mentre invece un programma così è molto semplice, ma si capisce subito quello che fa, no? Questo fa un loop in cui stampa costantemente il risultato di RAND. Va bene? Peggio ancora, se io adesso vi trasformo diciamo, in numeri leggibili il programma stesso, il programma proprio compilato, sì, è una roba che dite, vabbè, ci credo, no? Ah, ok, ci sono proprio i numeri che E manda la questi sono i macchina. numeri, tra l'altro sono in ottale. Allora, se vuoi fare esercizio di esadecimale, ti rifaccio in esadecimale, ma non vogliono dire niente, non, cioè, Ma io ho la io. fortuna che riesco un attimino adesso a sapere di cosa si parla, perché con Scalas appunto stiamo facendo la logica booleana su proprio le porte NAND, XOR. Vabbè, qua ti puoi sbizzarrire con le porte booleane. No, che qua è un po' tanta roba. Un po' Vabbè, troppo. comunque no, il problema è, ma questa cosa, il punto è che questa roba qua, voi dovete sapere che funziona così, ma in realtà non ve ne frega niente. Adesso cominciamo a parlare di programmazione e si parla esclusivamente di come si programma, ok? Quindi sta roba qua ve la potete anche dimenticare. Supponete che i compilatori funzionano bene, fine della storia, non c'è nient'altro da. Ok? Sì, no, no, è stata un'ottima lezione per capire un attimo a No, cascata ma prendiamo ecco, tutto. ma io vorrei che mi chiedeste di più, perché io se no vado avanti, ma magari poi non ci. Cioè, è inutile, io queste cose le sto facendo apposta perché voi capiate di che cosa stiamo parlando, perché se no non serve a niente tutto questo. Chiaro? Per me è chiaro comunque tutto. È chiaro a tutti? Sì, Allora? Ok, chiaro, abbastanza. allora il punto qual è? Tanto per cominciare dall'inizio, avete capito a che cosa servono i linguaggi di programmazione, cioè per che cosa sono stati inventati? Sono stati inventati per abbassare la barriera della complessità. Cioè, programmare un computer è un'operazione che, se la pigliamo proprio de punta, è estremamente complicata. Quindi c'è stato un costante lavoro nella computer science per abbassare la barriera della complessità, perché di converso abbassare la barriera della complessità significa poter fare cose sempre più complesse, no? Cioè significa trasferire la complessità a quello che si chiama, forse in maniera impropria, l'intelligenza. Cioè, si possono fare algoritmi sempre più sofisticati, sempre più intelligenti, se riusciamo a abbassare la barriera della complessità. Se non ci riusciamo, siamo fregati, no? Ed è per questo che, in linea generale, per esempio, quando io
quando si parla di programmazione, eccetera, eccetera, io sono sempre, vi spingo sempre a fare le cose il più semplicemente possibile, perché più si riesce a semplificare il codice, e meglio è. Cioè, questo per instillare in voi una questione di che cos'è il valore della programmazione. Mentre, appunto, se parliamo di composizione musicale, sono due processi estremamente vicini, però nella programmazione, nella composizione musicale, quello che è importante è, diciamo, che l'andamento del tempo sia conseguenziale, cioè sia conseguenziale rispetto a quello che volete fare voi, rispetto a quello che si vuole dire. Nella programmazione, cioè, detta in parole povere, se fate un pezzo noioso, la noiosità di un pezzo non è un valore. Al contrario, il fatto che il pezzo riesca a mantenere l'interesse dell'ascoltatore può essere un valore. Nel caso della programmazione, il valore consiste nel riuscire a fare, diciamo, l'operazione più sofisticata possibile, nella maniera più semplice e lineare possibile. Ok? Questo tanto per spianare la strada. Quindi la Però comp sì, prego. abbiamo un codice che si chiama granulatore, è parte della libreria di Faust, l'avvio, premo play, in quel caso la semplificazione è diventata talmente tanto che io non ho studiato però quel processo. Vabbè, questo è un altro problema, questo è un problema didattico, cioè il problema qual è? È che siccome i granulatori si possono fare in mille modi diversi, no? Diciamo, per esempio, puoi scegliere che tipo di finestra, che tipo di... cioè, e tutta questa cosa ha delle conseguenze sul risultato sonoro, è chiaro che non sapere come funziona internamente, cioè... Allora, dovete sapere, questa cosa qua, questa che vi sto dicendo adesso, è stata anche applicata in maniera depravata, con buon motivo. Cioè, se voi oggi, voi siete una generazione, la cosiddetta generazione Z, già born digital e tutto quanto, no? Questa generazione born digital è una generazione in cui generalmente i computer non, appunto, abbiamo dovuto fare tutta una serie di lezioni per capire effettivamente la complessità del computer, perché sennò generalmente voi nascete che il computer è una roba che si accende, funziona, clicchi, fa, no? E in generale, per esempio, tutto il mercato dello strumentario musicale digitale è fatto, impostato su questo tipo di, no? Il software vende se fa musica da solo, cioè se tu te devi mettere a fare musica, non vendi, perché bisogna che studi, no? Allora, se devi studiare, finisce tutto il gioco, perché oggi la cosa è considerare che tu fai play e quello fa tutto, no? Aumenta il controllo, no? Cioè, Tu, studiando aumenta il controllo. beh certo, studiando puoi cominciare a pensare di fare delle cose diverse di quello che fa l'applicazione tal dei tali. Tenete conto che per fare una cosa come Ableton, che già è estremamente sofisticata, cioè non la trovate in uno studio di registrazione convenzionale, cioè ce l'ha lo specialista no? Lo specialista di tecnologie. Ma appunto in uno studio convenzionale trovate, che ne so, boh, non conosco nemmeno, ma trovate Nuendo, queste robe qua che rassomigliano molto e che sono tutto software, no? Ed è software che in qualche modo
è disegnato, è concepito da marketing manager che ti dicono: guarda, il nostro target di mercato sono i tecnici del suono degli studi di registrazione. Questi non sanno una mazza, devono accendere e premere play, premere record, devono poter fare quello che sanno fare, no? E il software giustamente fa questo, cioè non è il problema nostro è che noi invece non siamo questa categoria di persone e quindi abbiamo bisogno di altri strumenti. E tutto il senso di fare anche questo seminario è quello di dire: va bene, ragazzi, ma gli strumenti sono tanti, perché altrimenti diciamo che siccome la pratica strumentale degli strumenti tecnologici è quella, normalmente va a finire che nessuno sa niente di quello che funziona, cioè di quello che veramente un computer o la tecnologia può fare. E questo, purtroppo, vi devo dire, dal punto di vista didattico è un po' un problema, perché se io non vi insegno questa roba qua, va a finire che fra un po' tutta la musica si farà in un certo modo. E vabbè, diciamo che fin quando sono vivo io, spero che questa cosa non succeda. Poi dopo, quando sarò morto, andato a far terra per ceci, toccherà a voi portare alta la fiaccola di dire: vabbè, ma se possono fare le cose anche in un altro modo. Cioè, questo è. E questo è quanto. Per tornare al nostro discorso, quello che mi interessava dirvi è che i linguaggi di programmazione hanno avuto hanno una lunga storia in cui ci sono sostanzialmente dei passaggi fondamentali. Il primo passaggio è il passaggio alla programmazione strutturata. Allora, quando si parla di programmazione strutturata, si parla dell'idea che è comparsa intorno alla fine degli anni 50, negli anni 60, allora, all'inizio, come si pensava la programmazione? Beh, allora il computer deve fare questa istruzione, poi 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 se deve fare un loop fa 3 volte questa istruzione, poi fa 3 volte questa sequenza di istruzioni, fa 100 volte questa sequenza di istruzioni, insomma, però sostanzialmente si ragionava in una maniera top-down. Ok? Top-down significa se partiva dall'inizio e si arriva alla fine. Ok, questa è la maniera più semplice di pensare a del software. Intorno alla fine degli anni 50, in particolare un computer scientist danese, mi pare, Dijkstra, cominciò a teorizzare che non. Che così non si arriva da nessuna parte, che comunque l'abbattimento della barriera della complessità era troppo poco, perché i programmi diventavano troppo lunghi, diventava una roba ingestibile. Tu per cioè, pensate a 10.000 righe di codice, scritte così, che 10.000 righe di codice non sono una cifra, pazzesca. Però scritte così sono impossibili da mettersi lì vi faccio notare che molta gente scrive ancora così, purtroppo. Però vabbè, per fortuna stanno finendo. Allora, Dijkstra teorizzò che per abbattere la barriera della complessità era importante dividere il programma in funzioni. Cioè, c'è una certa funzione che fa, cioè encapsulare l'intelligenza delle cose da fare in un programma in funzioni. Per esempio, se il programma deve
stampare una cosa sullo schermo, allora c'è tutto un codice che serve per stampare sta roba sullo schermo. Quello si può chiudere in una funzione che si chiama printf, per esempio, o print o quello che è, e tutto quello che c'è da fare per stampare sullo schermo viene racchiuso lì dentro. Dopodiché il programmatore può dimenticarsela quella. Anzi, questa funzione può essere chiusa in una libreria che può essere costantemente riutilizzata. Tant'è vero che questo è quello che si fa adesso. Io non è che ogni volta che devo scrivere sullo schermo mi devo riscrivere come si scrive sullo schermo. In C, che non ha un'istruzione per scrivere sullo schermo, c'è una libreria di funzioni, no? Tra cui c'è la funzione print, printf, ce ne stanno varie, e io posso usare quella che mi sembra più adatta per scrivere sullo schermo. Punto, non mi devo più preoccupare di questo. Se mi servono delle funzioni matematiche per calcolare un coseno, c'è la scomposizione in serie del coseno, eccetera, eccetera, che bisogna farla ogni volta che devi calcolare un valore di un coseno. Mica basta farla una volta, racchiuderla in una funzione, dopodiché si usa la funzione cos e tanti saluti. Ok? Quindi la programmazione strutturata predicata da Dijkstra consisteva nel dividere il programma in tante piccole funzioni, piccole, il più piccolo possibile, le più semplici possibili, e poi il programma sostanzialmente chiama queste funzioni. Queste funzioni a loro volta chiamano delle altre funzioni, insomma, è tutto un gioco tra funzioni. Tenete conto che, per esempio, il Fortran non era ancora, cioè il Fortran era già nato quando venne teorizzata la programmazione strutturata, per cui il Fortran non era molto adatto per fare la programmazione strutturata. Già il Pascal era più adatto. Quello che fu il linguaggio veramente scritto dopo l'articolo di Dijkstra e quindi con, diciamo, la programmazione strutturata in mente fu il C. Ok? Quindi il C è proprio perfetto, talmente perfetto dal punto di vista della programmazione strutturata che non prevede niente al di fuori delle funzioni. Ci sono le variabili globali, ma insomma sono generalmente considerate molto da non utilizzare. E il C è tutta una funzione, a partire dalla funzione main, che deve esistere in qualsiasi programma C, deve esistere semplicemente perché il sistema operativo si aggancia alla funzione main per far partire tutto il programma. Capite? Cioè, è un po' come perché serve la funzione process in Faust, perché il compilatore Faust parte da lì per elaborare tutto. Se non c'è la funzione process, il compilatore Fausto non fa niente. D'altra parte, questo permette anche di elaborare delle librerie. Per esempio, se io voglio elaborare un set di librerie di funzioni matematiche, come la libreria libmat in C, non ci metto il main. E quella è solo una libreria, non è eseguibile da sola. Ok? Per eseguire qualcosa di quella libreria, io devo prendere main, devo creare un main che chiami quelle funzioni là e poi collego, in gergo si dice linko, faccio il link tra quella libreria e il mio oggetto compilato. È Quindi come fare un environment alla fine, questo linking tra libreria e oggetto compilato. Cioè, te crei un ecosistema per fare in modo che quell'oggetto compilato funzioni nell'ambito di quelle librerie, no? sì, cioè il punto è, beh, se per environment, per esempio,
il compilatore C da solo non fa praticamente quasi niente, no, non è possibile fare quasi niente senza usare una libreria di chiamate standard. Per esempio, nel programma che ho fatto io, se voi guardate, aspetta un attimo che lo riprendo. Se io prendo questa, allora se io prendo il programma che ho scritto in C, vedete che in alto c'ho degli include, no? Cioè include standard lib e include standard IO. Questi fanno riferimento, gli include non sono veramente propriamente delle librerie, ma sono dei codici che ti permettono di accedere alle librerie, no? È un po' l'equivalente dell'import in Python, però mentre Python tira dentro proprio del codice, questi non tirano dentro il codice, tirano dentro quello che si chiama i prototipi, cioè delle sorte di segnaposto delle librerie per indicare al linker in fase di compilazione che serve quella parte lì della libreria. Se io per esempio potremmo fare una modifica, però non la voglio fare qua, adesso vedo dove farla. Vedete che a me qua serve standard lib perché rand è una chiamata che sta nella libreria standard, ok? E quindi serve questa. Serve standard IO perché printf è una funzione che sta dentro la libreria C sotto la sottoparte standard IO, cioè standard input output, ok? Quindi queste due non sono linguaggio C, queste sono funzioni, no, non esistono nel C e questa è stata una delle grandi innovazioni del C. Il C c'è soltanto, almeno il C iniziale, aveva solo 23 parole chiave, cioè per esempio questa è una parola chiave, int è una parola chiave, while è una parola chiave, persino main non è una parola chiave, però c'è bisogno di almeno una funzione main in ogni programma C, altrimenti non compila. Per esempio, adesso facciamo una cosa. Torniamo a casa nostra, nel nostro alveo, e no, dove sto? Oh no. Servono due. Sì, ce la posso fare. Ancora ce la posso fare, ok. E adesso mi riprendo quel programma là, compilatore interpreter random.c, e lo faccio random modificato.c. Allora, mettiamo conto che per esempio io voglia vi voglio far vedere che succede se io, per esempio, faccio delle cose un po' fuori. Allora, prima cosa, se io questo non lo chiamo main, ma lo chiamo mio MAO, ok, e provo a compilarlo, allora questa operazione fa sia la compilazione che il linking, cioè dovrebbe fare un eseguibile, solo che siccome non ho modificato, non riesco a scrivere e a parlare contemporaneamente.
siccome non ho messo un main, lui mi dice, lui che mi dice? Mi dice undefined reference to main, cioè io non riesco a farlo partire questo programma. Al tempo stesso io per esempio gli posso dire guarda, però a me non mi serve che fai il linking finale, basta che me lo compili, glielo dico con questa opzione meno C e gli dico compilalo in un file che si chiama .o. Questo è lo standard, di solito si compilano così i file, anche perché i file i file come si dice C sono, cioè i programmi scritti in C sono fatti di tanti file separati, ok? Questo qui lo compila perfettamente. Dopodiché, che cosa succede? Io qua dentro ho la chiamata mio MAO. Se io voglio effettivamente fare il allora questo non chiamiamolo così, chiamiamolo random mio MAO. Ok, e questo è random modificato.o random mio MAO.o. Ok. Adesso, se per caso, se io volessi farlo funzionare, dovrei dirgli allora scrivo un altro file che si chiama random main e gli dico guarda che esiste una funzione mio MAO che si scrive così. Questo si chiama il prototipo della funzione, cioè gli dice quali sono gli argomenti in ingresso e quali sono il valore di uscita della funzione. Dopodiché io mi scrivo un main qua e a sto punto non ho nemmeno bisogno di nient'altro perché basta che chiami mio MAO. Avete capito come funziona la baracca? E buonasera. Adesso vabbè, qua posso metterci un void perché così non mi rompe le scatole che devo ritornare un valore. Spero. Vediamo se funziona. Allora, io posso usare, questo lo chiamo random e posso compilare insieme i due file, me li fa compilare, questo sostanzialmente li compila separatamente e poi li unisce insieme in un'operazione che si chiama linking. Ok? Eccolo. E questo fa esattamente quello che faceva l'altro, perché ho semplicemente chiamato la funzione che faceva esattamente quello. Capito? Allora, sostanzialmente io qua c'ho due file, non so se vi è chiaro tutto il meccanismo. Sì, ho capito. Ok, io ho creato una funzione che si chiama mio MAO. Incidentalmente questa funzione potrebbe anche lei tornare un void perché è inutile. Poi qua ho semplicemente detto a main guarda che esiste una funzione mio MAO. Qua io potrei metterci questa cosa qua diciamo non è necessaria perché per default il prototipo di una funzione è un extern, cioè è una cosa che è esterna al file random main.c e quindi io lo scrivo così e questa roba compila. Adesso mettiamo conto che su questa funzione io ci voglio mettere che lui non mi dà non mi dà proprio il valore random, ma mi dà il coseno del valore random. Ok? Adesso il problema qual è? Che la funzione coseno non è una funzione che c'è standard in C, ma è
È una funzione che deve essere chiamata. Allora, se io lo faccio così, questo programma non funzionerà. Ecco, lui mi dice, cos, veramente, non c'è questa funzione, ok? C'è una dichiarazione implicita, no? E siccome non è stupido, questo è un compilatore molto molto intelligente, anche un po' troppo intelligente per i miei gusti. Dice: guarda, che forse dovresti includere mat.h, ok? Perché lui sa che la funzione cos si trova in mat.h. Allora noi riprendiamo il programma e includiamo mat.h. Adesso questo è talmente intelligente che non mi farà fare quello che volevo farvi vedere. Vediamo. Oh, ok. No, non è, per fortuna che non lo fa. Mi dice: ma veramente qua c'è una funzione che io non conosco. E perché non la conosce? Perché gli manca la libreria libm, che è la libreria matematica. Se io ce l'aggiungo in compilazione, la libreria matematica è una libreria di funzioni matematiche che lui non è che linka per forza, perché non ce n'è sempre bisogno, ma in questo caso qui sì. Io la linko in questo modo e questo compila, e noi felicemente possiamo osservare che lui tira fuori i valori random, però all'interno di meno 1 e più 1, no? Perché li riduco, li costringo al cerchio unitario del valore dei coseni, no? Cioè praticamente il valore random mi diventa la mia fase del coseno, e questa roba qua sta tra più 1 e meno 1. Ok? Allora? Pronto? S'il vous plaît? Sì. Bon. Sì. Ok. Arrivati a questo punto, che succede? Diciamo, con la programmazione funzionale si va avanti un pezzo. Si va avanti un pezzo, però si notano alcune cose. Aspettate che faccio un po' di pulizia. Si nota che in realtà, per semplificare ulteriormente, per abbattere ancora la barriera della complessità, è necessario non considerare le funzioni, non considerare solo le funzioni, ma considerare i dati che vengono con le funzioni. Cioè, in un programma non sono tanto. Diciamo che vedere un programma come un insieme di istruzioni operative non rende bene l'idea di quello che fa veramente un programma, perché un programma opera su dei dati e quindi a seconda dei dati farà cose molto molto diverse. Ok? Cosa si stava vedendo? Che programmando con le funzioni, si sta andando sempre di più verso una strutturazione dei dati. Adesso poi entreremo nel dettaglio di questa cosa, però quando andremo a vedere quali sono i tipi di dati che esistono all'interno di un programma, vedrete che, ok, generalmente appunto ci sono degli scalari, ci sono degli array, eccetera, eccetera. Ma vedrete che generalmente i tipi sono più complicati. Per esempio, l'esempio classico è: se devo fare l'agendina telefonica, no? Che tipi di dati ho? Di ciascuno, cioè il nome, il cognome, il lavoro, l'email, cioè tutta una serie di dati collegati a una singola entità, cioè una persona, che
Tipicamente, per esempio, c'ha tanti numeri di telefono a seconda di dove lo chiamo, eccetera, eccetera. Questi numeri di telefono sono collegati, per esempio, al fatto di essere un cellulare, una cosa di lavoro, cioè a un tag specifico e così via. Quindi si è visto che la vera complessità della questione non stava tanto nelle azioni, nelle istruzioni da eseguire, quanto nei dati. E lì è nata l'idea della programmazione ad oggetti. Cosa sono gli oggetti? Allora, gli oggetti sono delle strutture dati, ok, in cui esistono sostanzialmente due tipi di cose. Adesso scusatemi, ma ce l'ho il disegnino. E andiamo di disegnino. Un attimo solo. Ok, allora adesso facciamo l'esempio dell'agendina telefonica, però potremmo fare benissimo l'esempio di una partitura. Allora, com'è fatta una partitura? Facciamo una partitura semplice. Una partitura molto estremamente proprio. Stamattina ero molto ispirato, ho scritto una partitura di estrema pregnanza storico-logico-filosofica e quindi ho scritto questo. Va bene, lasciamo perdere, facciamo meglio. Ho scritto Do, Re, E mi. Ok. Allora, diciamo che vogliamo non rendere l'aspetto grafico della partitura, potremmo fare anche quello, ma soltanto l'aspetto acustico oppure di notazionale della cosa. Quindi noi che cosa ci abbiamo? Abbiamo tre note, ok? E queste note c'hanno, che cosa c'hanno come tipo di, che tipi di dati hanno? Vabbè, mettiamoci anche questo, va. E poi mettiamoci anche questo. Che cosa c'hanno come dati? Beh, dinamica, altezza, il Allora, timbro no, non lo sappiamo. why not? Why not? Flauto. Proprio il peggio del peggio. Allora, mettiamo, hai detto dinamica. Altezza, timbro, Sì, timbro. E ritmo, in questo caso. ritmo. Ecco, il ritmo da che cosa è caratterizzato? Perché il ritmo è caratterizzato da due variabili, no? Dall'action time e dalla durata. Cioè, questa è l'action time e questa è la durata, cioè il punto in cui viene agita la nota e no? Quindi diciamo che il ritmo in realtà si spacca in due cose, action time e durata. Ok? Tutta questa roba qua vale
per tre, mo perché sono tre note, ma se è un pezzo di Chopin che ce n'ha 10.000, questa roba si ripete 10.000 volte. Ok? Quindi l'idea della programmazione strutturata è che esiste un oggetto che caratterizza la nota. Questo oggetto è un oggetto, diciamo, se vogliamo essere proprio, è un oggetto che esiste tutto contiguo in memoria. Cioè, in memoria noi abbiamo facciamo la cosa semplice, abbiamo una locazione di memoria che rappresenta la dinamica, una locazione di memoria che rappresenta l'altezza, no? E così via. Cioè, quindi, buonasera. Qui c'è la dinamica, qui c'è l'altezza, qui c'è il timbro e così via. Ok? No, scusatemi. Dopodiché la prossima nota sarà la stessa cosa, mo se potessi tagliare e incollare sarebbe perfetto, ma siccome non lo posso fare, sarà la stessa cosa, no? E avanti così. Ok? Ognuno di queste cose è un'istanza dell'oggetto nota. Ok? Quindi nella programmazione strutturata, quale che sia il linguaggio che vogliate usare, nella programmazione strutturata voi avete da una parte la definizione dell'oggetto nota, questa è la definizione. E queste qua sono tutte istanze dell'oggetto nota, Madonna Santa, ma che possibile. Vi è chiara la differenza tra la definizione e l'istanza? In un pezzo musicale ci possono essere 100.000 note che sono 100.000 istanze dell'oggetto nota. No, ma sono tutte con una sola definizione. Cioè. Cioè, scritto in codice potrebbe essere define in Python, define nota, tra No, parentesi, not self e define. tutte le. La definizione dell'istanza, la definizione della. Aspetta, adesso. Facciamo che queste sono, scriviamo che queste sono istanze, se no poi mi dimentico. Queste sono istanze. Allora, scritte in un qualsiasi linguaggio, facciamo il Python, la questione si scrive così, class nota, perché E poi la defi sotto no, e poi c'è def. l'indent def Sì, init aperto underscore tondo. init underscore aperta tonda self con tutta una serie di argomenti che servono per costruire questa cosa e poi qui dentro ci sono le proprietà self come avevamo detto dinamica uguale dinamica self self punto questa è una specifica di come si scrive in Python. Se fosse in Ruby sarebbe diverso. In Ruby sarebbe scritta così. Class sempre class nota. Non ci sarebbe bisogno di tutto l'indente e tutta la baracca. Questo sarebbe scritto def initialize. Initialize con senza self ma con tutti gli argomenti e qui ci sarebbero con una chiave
dinamica uguale dinamica, chioccioletta bla bla bla, perché le variabili di ciascuna istanza si chiamano chioccioletta qualcosa, così lui le riconosce, e vabbè, e qua c'è un end, questo è in Python e questo è in Ruby. Come vedete è praticamente la stessa cosa, perché tanto devono fare sempre la stessa cosa. Non è, ci sono delle differenze sintattiche, ma stiamo facendo la stessa cosa. Queste qua, allora, questa roba qua è la definizione. Ups. No, queste sono definizioni. Quando poi le devo usare, per esempio in Python, io qua posso scrivere che note è uguale a aperta quadra, perché faccio un array di nota con cos'era, mezzo piano messo fra stringhe, 261.6, oppure posso usare la stringa do e poi la converto, bla bla bla, eccetera. Poi virgola, nota, aperta parentesi, piano, re, eccetera, eccetera. Poi virgola e così via. Queste qua sono tutte istanze che fanno riferimento a come è definita la nota. Se non c'è questo riferimento, lui non sa di che cosa sto parlando. Chiaro? Allora? Sì, chiaro. Sì. Quindi, È quello su cui abbiamo lavorato ieri, più o meno. sostanzialmente sì. Adesso, scusa, che adesso. Ok, così si vede tutto quello che abbiamo fatto. Ok? Quindi, No, ma la su programmazione. questo Sì, dimmi. non ho capito, ma quindi dalla teoria di Dijkstra Dijkstra. alla programmazione ad oggetti, cioè non ho capito la sostanziale differenza, perché l'idea di incapsulare le funzioni è di per sé l'idea di programmare ad oggetti, cioè no, in realtà sono un po' diverse, No, forse. no, no. L'incapsulamento di funzioni è una questione di, diciamo, Dijkstra la chiamava divide et impera, no? Con la tecnica dell'impero romano, quella di suddividere in gruppi e delegare alle funzioni certe parti operative, no? Il caso, la programmazione strutturata ha, diciamo, un apporto più sofisticato. Scusate, faccio un'altra lavagna, questa la salvo e ne facciamo un'altra, perché la programmazione strutturata ha delle cose in più. Ok? Questa è OOP0 PNG. Ok, facciamo un altro disegno. Allora, la programmazione strutturata intanto ha varie cose. Consiste nella definizione di un oggetto, come avete visto se avete fatto un po' di Python, un po' di Ruby, eccetera, eccetera. Quando si definisce un oggetto, si
Mi sentite? Perché io sto vedendo Sì, che mi sta lo sentiamo. dicendo. Sì, si Ok, sente. nella definizione di un oggetto ci sono. Allora, questo si chiama un oggetto. Questo qualsiasi, se è C++ o Python o Java o Ruby, è tutto, è sempre la stessa cosa. Quello che c'è è che c'è una divisione netta, diciamo, tra quello che si chiamano le proprietà dell'oggetto, cioè per esempio l'altezza della nota, la dinamica della nota, quelle sono proprietà, cioè sono dati, ok? E i metodi agibili sull'oggetto. Queste sono le funzioni di Dijkstra, cioè le funzioni di Dijkstra sono diventate object-oriented programming questa parte qua. Ok, questa è la parte di programmazione strutturata, ma non è più programmazione strutturata perché in realtà i metodi sono in grado di lavorare soltanto sulle proprietà dell'istanza di quell'oggetto. Per dire, se io per esempio elaboro dentro l'oggetto nota che abbiamo fatto, elaboro un metodo. Per esempio, TucciSound. Allora, io c'ho. Facciamo conto che ho l'oggetto. Sì, buona. Facciamo conto che ho l'oggetto di prima, quindi ne faccio un'istanza, l'istanza n, e questa istanza è inizializzata con appunto un oggetto nota. Che è tutta che è con certe proprietà. Le proprietà gliele sto passando io, ma non è detto se le potrebbe calcolare. Appunto, io gli potrei passare il nome della nota e lui si ricava la frequenza, eccetera, eccetera. Nel momento in cui io scrivo per esempio n.to underscore c sound. Io non c'è bisogno, per esempio, che passi a questo metodo dell'oggetto nota, dell'istanza n minuscolo dell'oggetto nota, non c'è bisogno che gli passi nessuna proprietà, perché in realtà le proprietà, l'oggetto nota ce l'ha il metodo TucciSound che sta qui, no? Tra i tanti metodi dell'oggetto nota, il metodo TucciSound fa riferimento alle proprietà che stanno dentro la stessa istanza dell'oggetto e non si confonde con un'altra istanza, non so se mi spiego. Ok, sì, quindi ad esempio Faust, quando Aspetta un scriveva attimo, su... aspetta un Sì. attimo. Il modo di fare, da cui poi è derivato questa cosa qua, di farlo in programmazione strutturata, no? Era quello di passare una struttura dati. Io nella programmazione strutturata comunque ce l'ho la struttura dati, la struct, per esempio in C posso avere la struct nota, no? E la mia struct nota c'ha solo le proprietà, non c'ha metodi, non può avere metodi. Questo era il limite del C. E allora io devo fare una funzione void TucciSound al quale passavo un argomento del tipo nota, ok? Sostanzialmente un argomento del tipo nota e poi lui qua dentro mi faceva tutta la funzione, però questo devo farne uno per la classe nota, un altro per la classe, che ne so, accordo, no? Per la struttura dati accordo che magari conteneva più note e così via, ok? Nel caso della programmazione strutturata, la cosa è più semplice perché, per esempio, se io mi trovo che ho un oggetto che è sostanzialmente la classe nota più qualcos'altro, per esempio, che non so, nota con, che ne so,
come si chiamano? No, adesso non mi viene la parola. Quando si fa l'overblow, non mi viene. Se ho un oggetto un po' più complicato, che è sempre la classe nota, allora posso fare una derivazione della classe nota. Questa è una cosa che è permesso fare, anzi, si fa spesso nell'object oriented programming, che è semplicemente una struttura dati un po' più complicata, che eredita le proprietà, aggiunge delle altre proprietà, ok? No? Che ho fatto? Aggiunge delle altre proprietà. Questa qua è la proprietà ereditaria degli oggetti. Ok? Cioè, l'ereditarietà permette di fare degli oggetti. Per esempio, mettiamo conto che io ho l'automobile. L'automobile è un carattere generale. Non ho, poi c'ho qualcosa di più specifico, per esempio il coupé, no? Il coupé è un'automobile che ha delle altre cose, per esempio c'ha la cappotta decappottabile, c'ha la cappotta. Se la Fiat 124 decappottabile, quello è un oggetto derivato, cioè c'ha tutte le proprietà, c'ha le quattro ruote, c'ha il motore, c'ha questo, però sono tutti oggetti che vengono ereditati. Capite quello che voglio dire? Per esempio, mettiamo conto che io derivi, non lo farei, ma derivi un oggetto accordo dall'oggetto nota. L'oggetto nota ha una sola frequenza, l'accordo ce n'ha tante, però per esempio ha una sola dinamica e così via. Quindi io quello che devo aggiungere come altre proprietà sono le altre note dell'accordo. Quando vado a fare il metodo TucciSound, il metodo TucciSound dell'accordo sarà diverso dal metodo TucciSound della nota, ma si potrà chiamare esattamente nello stesso modo, cosa che nella programmazione strutturata non si poteva fare. Cioè, io non potevo avere un metodo TucciSound, dovevo avere il metodo TucciSound per la nota, il metodo TucciSound per l'accordo e così via. Quindi quando io sto qua, no, quando io sto a livello di stanza, se io faccio n accordo, che è una forma di nota più complicata, no? Accordo farà esattamente la stessa chiamata n tucci sound, solo che sarà in grado di stampare quello che gli serve. Per esempio, stamperà tre righe se sono un accordo di tre note e così via. Capite quello che voglio dire? Questa è una cosa che si chiama, tra l'altro, polimorfismo. Cioè, per esempio, se io nel mio array di note ho varie cose, se sono tutte dello stesso tipo, cioè se io faccio una cosa così, un array con scritto nota tal dei tali, questa è un'istanza di nota, poi accordo tal dei tal altro, e entrambi hanno il metodo TucciSound e sanno cosa fare, bla bla bla, io ci posso mettere tutto quello che mi pare, purché abbia il metodo TucciSound, e a quel punto io posso fare for nn in n, due punti, e fare che nn TucciSound, e far funzionare nn.TucciSound, e questo funziona. Non è roba da poco questa, eh?
Chiaro il concetto? Allora, questa è la programmazione a oggetti. La programmazione a oggetti c'ha molte altre. Per esempio, per dirne una, come funziona Faust? Voi sapete come funziona Faust? Vediamo. Questo lo mettiamo via, questo si chiama che pizza. Fausto funziona così. Voi avete un insieme di oggetti che costituiscono quello che loro chiamano l'architettura del sistema. Va bene, forse lo posso fare meglio, vero? Quando uno dice io compilo per Android, compilo per JUICE, compilo per Max MSP, compilo per questo e compilo per quell'altro, in realtà sto usando una serie di oggetti che costituiscono quello che si chiama un'architettura. Quindi architettura JUS, architettura X, diciamo, no? Il mio programma Faust viene tradotto in un oggetto C++. Questo è il programma scritto in Faust, che è piccolino. Viene tradotto in un oggetto C++ che si chiama MyDSP o qualcosa del genere, che è figlio della classe DSP, ok? E allora qui c'è la classe DSP, e poi il mio oggetto Faust in realtà sta qui, è un'aggiunta, è una classe ereditata che è la class MyDSP, e vengono linkati insieme queste due architetture. L'architettura fa in modo che in un qualche punto del codice dell'architettura lei fa un'istanza di questa classe qua, senza sapere quello che c'è qua, non importa, no? Perché questo è un puntatore all'interno del codice, e lui l'unica cosa che deve sapere è qual è la dimensione di questo oggetto. Dopodiché questa classe DSP ha un metodo che mi sembra si chiami perform, però potrei sbagliarmi, e che è quello che viene implementato. E l'architettura non fa altro che chiamare perform, no? L'architettura ha un'istanza di DSP e fa DSP meno superiore perform, e questa cosa qua finisce per eseguire il codice compilato di Faust. È chiaro come funziona la baracca? Tutta questa roba qua si può fare perché è tutto scritto in C++, perché se non fosse scritto in C++ non avremmo le strutture dati per farlo. Ok? Quindi Faust potremmo dire che è un domain specific language che esiste solo perché esiste la programmazione ad oggetti, altrimenti sarebbe veramente, cioè no, sarebbe implementabile in C, ma certo sarebbe molto molto più complicato. Quindi la programmazione strutturata a oggetti non fa altro che ridurre la complessità della programmazione. Ci sono domande? Perché io come dice Michael Penn, this is a good place to stop. Quindi mi fermerei qua e se ci sono domande risponderei alle vostre domande. No, per me è chiaro. Anche per me. Sì, anche per me.
Speriamo bene. Ok. Allora, questo lo chiamiamo Faust OOP. Ok. Ah, diciamo che siamo a metà strada. Quindi, vabbè, vi darei appuntamento a dopo Pasqua. Va bene. Un'altra domanda potrebbe Sì, essere allora anche ce la l'hai la prossima. domanda. No, vabbè, non riguardo la lezione, cioè l'altra metà della strada, quale pensa potrebbe Allora, essere? adesso il problema, l'altra metà della strada è questo. Intanto vi voglio dare un'idea di com'è che si programma veramente, seriamente. Cioè, non si scrivono le cosette, ma com'è che quando, siccome tipicamente, per esempio, almeno io per fare un pezzo devo scrivere una montagna di codice, allora se non lo organizzate bene, sto codice diventa ingestibile. Quindi come si fa a scrivere bene il codice? Quali sono le tecniche di programmazione? E dopodiché, ok, farei degli esperimenti pratici, nel senso vi darei delle cose da fare e ne discutiamo di come farle, ecco, questa è Molto l'altra metà della interessante. strada. Beh, spero che lo sia. Poi mi dite voi, anche se avete delle curiosità, dice, ma per esempio, ma come si fa a fare questo? Come si fa a fare quello? Parliamone. Se so rispondere alle domande, cercherò di rispondere. In linea generale, quando voi avete un problema, specialmente se avete un problema di tipo musicale e pensate di risolverlo scrivendo del software, non è che ci sono miliardi di possibilità di fare le cose, ok? Tipicamente si fanno in due o tre modi al massimo, ok? Però appunto bisogna un po' imparare a ragionare da logica software, ok? La questione, quello che vi voglio far capire è che non significa adattarsi a quello che la macchina vuol fare, significa proprio il contrario, significa costringere la macchina a fare quello che vuoi tu, no? Però il problema è che bisogna formalizzare quello che vuoi tu in maniera che, per esempio, sia gestibile, no? In linea generale, per esempio, io il problema principale che ho è quello di formalizzare i dati nella maniera che mi siano più comodi possibile, no? Cioè che mi vengano più linearmente possibile, perché se li E poi dopo lasciar fare alla macchina tutto il lavoro sporco di conversione, cioè tutto il lavoro meccanico. No? Se per esempio per me è comodo non parlare di note, non parlare di frequenze, ma parlare di note, io devo mettere le note, ok? Se è più comodo invece parlare di frequenze perché non ho note, non ho sistema di frequenze, devo poter parlare di frequenze. Se ragiono in termini temperati e quindi è più comodo parlare in termini di pitch classes, devo parlare in termini di pitch classes e così via. Dopodiché tutto il lavoro zozzo di convertire le cose lo deve fare la macchina. Questo è il succo della questione. Ok? Comunque, ecco, questo è quello di cui vorrei parlare nei prossimi incontri. Ok? Va bene. Buona Pasqua. Grazie mille, buona sera La a te. prossima settimana non c'è lezione. Ok, quindi tra due. Tra due. Ok. Va bene. Buona Pasqua. Buona Buona Pasqua. Pasqua. Alla prossima. Arrivederci.